sfida ad altissima classifica classe con la squadra di Evangelisti che cerca di controllare il ritorno della Diegaro, ci prova subito con il cross di Michael Rocchi, palla prolungata, alla fine una sforbiciata che viene controllata però senza problemi da Foiera. Andiamo con le immagini, siamo al quinto minuto di gioco, un corner del classe che si tramuta in un contropiede devastante del Diegaro. Sancarè scarica sulla sinistra per Gianmarco Lorenzo, prova la conclusione ribattuta ma pasticcia il classe, può inserirsi in area di rigore Caponcelli, trova lui il gol del vantaggio del Diegaro in casa del classe. Classe che reagisce, siamo al 21esimo minuto, calcio di punizione in area di rigore, sbaglia tutto, in questo caso Foiera che stende il giocatore del classe, si trattava di Caidi, rigore assegnato dal direttore di gara, dal dischetto l'esecuzione con Foiera che si riscatta completamente ipnotizzando De Rose. Tantissime emozioni dunque in questi primi 20 minuti con il classe che ci prova con questo calcio di punizione che termina però sul fondo con Foiera che controlla che la sfera finisca al di fuori appunto del rettangolo verde di gioco. In attacco adesso c'è il Diegaro con la battuta di Zaballoni effettuata al 41esimo minuto. Nulla da fare per lui ma al riposo si va col Diegaro avanti per 1-0. Siamo con le immagini al decimo della ripresa. In attacco ancora il Diegaro con la sponda, il disimpegno cercato dalla classe ma altro errore grave in fase di impostazione, ancora Caponcelli a cercare di approfittarne questa volta con minor fortuna, ma è una fase favorevole del match per il Diegaro che ci prova con Vitali, altra conclusione centrale in questo caso per Bobo, comoda la parata. 17esimo minuto, il classe in attacco con la sponda di De Rose in area di rigore per Ceroni e riesce a controllare la sfera il portiere Foiera. Sempre avanti però il Diegaro, il classe deve cercare di pareggiare i conti, ci prova con un colpo di testa effettuato da Succi. Comoda la parata di Foiera. Andiamo al 23esimo in il break del Diegaro con questo lancio in profondità. C'è l'opportunità per un cross, ancora Caponcelli a provarci. Niente da fare. Siamo ormai nei minuti di recupero, il classe con gli assalti ormai all'arma bianca, il cross che arriva da sinistra. Colpo di testa effettuato in area di rigore da parte di Trovato, la grande risposta di Foiera che salva dunque il match. Salva una vittoria, quella del Diegaro che va ad espugnare il campo della capolista, il classe.